Prove tecniche di trasmissione. Un titolo buttato lì così. Questo è il video di presentazione del canale, per cui mi devo impegnare un attimo a darvi, senza troppe digressioni, qualche lume su che cavolo ci stiamo a fare noi qui. Innanzitutto avrei voluto dirvi che ci siamo attrezzati con mirabolanti strumenti tecnologici. Invece siamo ancora un po' degli scarponi, abbiamo degli strumenti così tanto per iniziare e quindi vi prometto che la qualità migliorerà, migliorerà la qualità del video, la qualità dell'audio, la qualità del contesto con un po' di pratica e un po' di dimestichezza. Siamo il sodalizio Goldsmith, una parola dal sapore anglosassone per un creativo, un collettivo creativo italiano. Non abbiamo velleità di purismo della lingua, anzi, direi che proprio il mondo globalizzato culturalmente desidera che vengano usate le parole migliori per esprimere qualunque concetto, per cui alla fine abbiamo scelto il concetto anglosassone di artigiano con questo anglismo, semplicemente accostare questo concetto dello smithing, del fare le cose per bene, con le parole. E quindi, visto che ci siamo imbarcati per prima cosa a produrre scritti fatti bene, perché alla fine ci piace scrivere, ci piace farlo bene, ce lo diciamo da noi e tutto sommato ne siamo contenti. Già da tempo pubblichiamo sia con una casa editrice, quindi il cartaceo, sia sulla nostra pagina di Patreon, e quindi in formato esclusivamente digitale, e già da tempo abbiamo arricchito l'offerta, la produzione di contenuti con dei podcast. Questo è il momento in cui, oltre a metterci la voce, ci mettiamo anche un po' di faccia e un po' di contesto. Quindi incominciamo con questo canale video, con questo canale YouTube, e speriamo che la cosa prenda piede, che ci piaccia proseguire e che siamo effettivamente in grado di mantenere un impegno nostro nel fornire dei contenuti periodici che abbiano un certo seguito, perché alla fine stiamo facendo questo per così diffondere il nostro operato. Che cosa vi potreste aspettare da questo canale? I fatti nostri. Parleremo io e Simone e tutti gli ospiti che vorranno, pandemia permettendo, affiancarci, un po' dei fatti nostri, un po' di come ci vengono in mente le idee per comporre ciò che scriviamo, ciò che pubblichiamo. Chi già ci segue sa che la produzione principale attuale è il romanzo storico rinascimentale, con cui io ho incominciato 3 anni fa e sto portando avanti tutta una serie di piccoli e grandi progetti. Detto così sembra, no? Invece è figo. Ma non è limitato a quello. Abbiamo in produzione un altro romanzo che già viene pubblicato su Patreon a capitoli, che è ambientato in una Firenze del 2096, quindi un contesto completamente diverso. E ci piace parlare di tutto ciò che sta intorno e quindi avere anche delle persone con cui interloquire e approfondire i temi. Il romanzo storico ci offre degli scorci e delle occasioni meravigliose per poter chiacchierare ore e ore, ma qualunque altro tema è assolutamente nelle nostre corde e nel nostro piacere. Mi piacerebbe sfruttare questo canale anche per parlare di cose che non hanno molto a che vedere con la produzione del sodalizio, ma che comunque sono estremamente sinergiche alla formazione di noi come persone, come appassionati di narrazione, come appassionati della buona parola. Segnatamente mi piacerebbe poter parlare di giochi, di ambiente ludico, di rievocazione storica, di tutto ciò che ci sta dietro accanto, e anche di letteratura in senso lato, cioè di come si approccia
l'opera di scrivere da neofiti, non sono un professionista attempato, magari lo diventerò fra un decennio, e come sia effettivamente da coltivare il piacere di scoprire nuovi aspetti, nuove iniziative in questo ambito. Mi piacerebbe anche parlare di come le tecnologie hanno avvicendato alla parola scritta, al libro, nuovi supporti e domandarmi assieme a voi, a chiunque voglia interloquire, perché il libro sopravvive e perché lo facciamo ancora sopravvivere. A me piace tantissimo il libro, lo avrei per le mani, però vedremo. Quindi questi sono i buoni propositi. Parleremo quindi dei nostri libri, parleremo dei libri di altre persone, perché no? Perché ci piace farlo, perché quando io leggo un libro che mi piace condividere quello che ho scoperto. Parleremo di giochi, parleremo di storia, perché scriviamo un romanzo storico e ci piace tanto. Parleremo di come vorremmo che fosse raccontata la storia, perché uno dei cruci è che la storia attualmente, o meglio, il dettaglio storico, storiografico, non il fatto, non la data, non la data della battaglia, ma il singolo aspetto culturale non viene narrato dai media in maniera corretta. Si tira la spettacolarità e si ha del gran fantasy e non del gran racconto storico. Parlo di libri, ma parlo soprattutto di cinematografia. Ed è un cruccio che affronterò più volte e vi annoierò terribilmente con queste recriminazioni su come bisognerebbe effettivamente intervenire, non perché siamo degli snob, ma perché è didattica, perché noi impariamo da quello che vediamo e da appassionato ricercatore, da ricercatore laico, non certo professionista, ho scoperto tantissimi dettagli che mi impediscono di godermi un film di ambientazione storica semplicemente perché inciampo su decine di tradimenti a quella che sarebbe una realtà storiografica diversamente semplice da rappresentare. E invece si tira sempre la spettacolarità. Questo è un impegno che io e Simone, il sodalizio, mettiamo nello scrivere. Tutte le volte che ci viene da approfondire un dettaglio, suggerire un dettaglio, fare una scelta che vada a descrivere un qualcosa, ci rompiamo la testa per essere sicuri che quel qualcosa sia corretto. Non sia soltanto bellino, figo o plausibile, sia corretto. Ci stia. Io sono stato ripreso in fase di scrittura, ad esempio, perché ho usato alcune parole che sono entrate nel vocabolario italiano 200 anni dopo i fatti che ho descritto e quindi mi è stato, come dire, sconsigliato di metterle in bocca ai personaggi. Come pure sono stato bacchettato perché ho messo una bella luna piena in una notte nella quale non c'era. E rintracciare un lunario di 500 anni fa non è la fine del mondo ai giorni d'oggi. E direte, cosa c'entra la fase lunare con la storiografia? Non c'entra, però fa parte della cura del dettaglio. E io mi sono, come dire, rotto la schiena sotto questa sferza e d'altro canto applico lo stesso principio ad altri dettagli, come ad esempio la tavola, la cucina, i materiali da costruzione, i tempi di spostamento, le modalità di viaggio, ma anche i dettagli del modo di vivere, di dormire, di lavorare che devo andare a descrivere per dare un'ambientazione viva ai romanzi del 500 italiano. Detto questo, non vi prendo altro tempo, anche perché sennò cominciamo subito con un video di 2 ore e non ci guarderete mai più, per cui questo è quanto per l'avvio, la presentazione. Seguiteci, sapete tutti come si fa, è un canale, qui sotto ci sono i pulsanti per diventare follower, quindi per seguirci. Se volete attivare anche le notifiche, io lo considero una cosa piuttosto noiosa, però se attivate le notifiche vi arriverà semplicemente ogni
settimana o ogni 2 settimane, in base a quanto riusciremo effettivamente a essere presenti, un trillo che vi dirà che c'è un nuovo video da così poter vedere, poter annusare. E quindi mi auguro di non annoiarvi, mi auguro che questa presenza diventi una piacevole compagnia e tramite questa possiate conoscere tutte le altre iniziative che mettiamo in campo e per le quali stiamo lavorando. Grazie e a presto.